Perché la questione di Mafia Capitale ha fatto vedere come ci sia un connubio tra forze politiche, tra dirigenti comunali, tra mondo delle imprese, mondo delle cooperative, che fa accapponare la pelle. E quindi la sensazione, non voglio interpretare le parole di Cantone, ma è che mentre al nord può essere capitato che c'è stato qualche fenomeno, qualche episodio singolo, ma c'è un sistema che tutto sommato funziona, in questo momento a Roma e in altre parti del paese invece c'è la sensazione che sia una situazione completamente fuori controllo. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Io rimango basito dalle parole dell'esponente del Partito Democratico quando parla della situazione di Roma come se il PD fosse su un altro pianeta. Cioè, stava parlando dell'imminente campagna elettorale come se ad amministrare Roma negli ultimi anni e nelle varie legislature prima di quella alemanna non ci fosse stato il centrosinistra. Il centrosinistra ha governato Roma per anni e adesso la sta governando con Marino da un paio d'anni. Quindi non è che il PD non c'entra nulla. E aggiungo, anche per quanto riguarda il fenomeno di Mafia Capitale e i vari scandali romani, l'esponente del PD continuava a parlare come se fosse qualcosa che riguarda solo alcuni elementi del centrodestra. Ma questo è prendere in giro e ritenere che chi è a casa sia un cretino, ma chi è a casa non è un cretino. Cioè le carte sono chiare, ci sono eletti del Partito Democratico che sono stati coinvolti, ci sono funzionari comunali che sono passati attraverso le varie giunte, che c'erano con Veltroni, sono rimasti, che sono stati coinvolti, e c'è un sistema in cui il PD è di fatto non è riuscito a portare alcun cambiamento. E invece il PD, parlavano anche prima di Expo, quasi a dire sono successi problemi a Milano, quindi il discorso di Cantone non vale, ma anche su Expo anche lì il PD è stato coinvolto, non è che qualcosa che riguarda altri. No, ma ascolti, però Molinari, non è, però la divisione non può essere, mi scusi Molinari, è che il PD continua ad avere questo atteggiamento come se il malaffare, la corruttela fosse sempre una cosa che riguarda gli altri. No. Non è affatto così. Però il non PD si deve oggi cadere è proprio del paese, governano a tutti i livelli, Molinari, la corruttela è un problema loro principalmente, Molinari, non degli altri. Non si deve cadere nel problema però anche dall'altra parte, cioè dire che per esempio i problemi di corruttela riguardino soltanto Roma o la capitale e non guardare, non guardare ad altre problematiche molto importanti ma questo, che ci sono state per esempio nella città di Milano, in altre aree del nord Italia. Però non è il centrodestra a farsi sempre baluardo della legalità contro gli altri, è il centrosinistra, è il PD che continua ad avere questo atteggiamento per cui il PD è tutore della legalità adesso mentre i banditi stanno altrove. Questo è insopportabile.